Il cantiere Arpeca di Viareggio ha ospitato il varo del nuovo pattugliatore veloce della Guardia di Finanza realizzato dai cantieri FB Overmarine. L'imbarcazione è la prima di 7 unità che la Guardia di Finanza ha commissionato grazie al cofinanziamento del Fondo Sicurezza Interna dell'Unione Europea per il pattugliamento del Mar Mediterraneo con lo scopo, oltre a quello di assolvere i compiti di Polizia del Mare, a quello di contrasto dei traffici illeciti di merci e di esseri umani. Alla cerimonia ha presenziato il comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, accompagnato da vertici delle Fiamme Gialle. Il generale ha illustrato il progetto complessivo di rinnovamento della flotta per poter assolvere al meglio alle operazioni marittime nel Mediterraneo esteso, in special modo per fronteggiare l'emergenza migratoria degli ultimi anni. Sì, noi abbiamo in corso da qualche anno un progetto di ammodernamento, razionalizzazione e potenziamento della nostra flotta navale in base in relazione ai compiti che sono affidati alla Guardia di Finanza in mare, quale polizia unica del mare, e in questo contesto c'è questo progetto di ammodernamento della flotta che comprende anche questa unità assieme ad altre sei che andranno a rinforzare il nostro dispositivo nel Mediterraneo, e questo nel contrasto soprattutto al contrabbando, al traffico di stupefacenti che avviene via mare e al traffico illegale di esseri umani che purtroppo oggi rappresenta un'attualità di primo momento. Madrina della cerimonia è stata Clelia Catalucci, nipote del tenente Franco Petrucci, a cui l'unità è stata intitolata, l'ufficiale rimasto ucciso nell'attentato dinamitardo di Malga Sasso nel 1996. Orgogliosa di questa nuova realizzazione è stata l'amministratore delegato del gruppo FB, Katia Balducci. Sì, questa per noi è una giornata di grande orgoglio, aver realizzato questo pattugliatore da 40 metri per la Guardia di Finanza in un momento veramente difficile dove è in corso una pandemia mondiale.